Ok. No, scappa. No, non stare a guardare che roba è. Oh, resta lì. No, signore, non faccia follia. Oh, no, corri, Max. Fratellino, vengo a salvarti. Ciao. No, sono la nonna Ubalda. Salve a tutti, sono Dono Gamer e bentornati su Max The Curse of Brotherhood. Allora, nello scorso episodio abbiamo sbloccato gli 8022 poteri. Credo che ormai abbiamo quasi tutto, forse ci mancheranno qualche altro potere magico per il nostro pennarellone. C'è una zona misteriosa là sopra. Mi sa che probabilmente c'è un occhio, ci faccio un salto veloce. Ancora non abbiamo trovato nostro fratello, ma dovremmo arrivare molto presto al castello del maledetto Lord Mustacio. Aspetta un attimo. Dai, vieni. Segna a rompere le scatole. Ecco qua. Ne avrò mancati parecchi in giro per il gioco, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo un attimino dove ci porteranno le nostre disavventure quest'oggi. Porco cane, stavo per volare di sotto. Qua dobbiamo farci mezzo ponticello. Speriamo che non ci siano cose troppo traumatiche come lo scorso episodio. Madonna, mi ci è voluta una vita a registrarlo, più di un'ora e mezza. Ah, ok. Sto povero ragazzino sta continuando a prendersi i peggiori reumatismi, come potete vedere. Oh no. Oh, cos'è stavolta? 8022 getti d'acqua, qua c'è un occhio. Anzi, prendiamolo magari subito, vediamo se riesco a fare i getti il più corretti possibili. Max, ciccio, temi di fare il salto un po' in lungo, bravo. Oh, ok, popping qua e un altro occhio. Cioè, è cominciato l'episodio già che strapochi come non ci fosse un domani, degno dei migliori serial killer. Allora, qui c'è una liana. Ah, certo, possiamo usare il getto d'acqua per tenerla il più in là possibile, così non cado, non ci muoio male come un povero pirla. Qua ci facciamo buttare un po' più in là dal getto. Ok, liana afferrata, caviamo il getto d'acqua. E ora in teoria possiamo scendere. Spero che non ci siano altre morti violente in arrivo. Ok. Allora, qui abbiamo una liana e qua... Ah, dobbiamo usare praticamente il getto d'acqua per buttarci sulla liana. Il problema è che devo calcolare giusto il salto, in modo tale che quando finisco sull'acqua la liana stia... Ah, tornando indietro. Il bello è che c'è il 50% di possibilità. Io riesco sempre a saltare nel momento sbagliato. Ok, proviamo adesso. Vai ciccio, olea. Pepe, che c'erano anche sti cosi un attimino pericolosini. Ok, aspetta, Max, mi devi saltare giù tipo ora. No, sono ancora vivo, non so come. Aspetta. Allora saltiamo di qui, ok. Madò. Quindi dobbiamo allungare il getto e poi farci buttare in alto. Ciccio, però anche te le rincorse, ragazzo mio. Ok. Mi sa che non mi basterà mai, vediamo così, forse no. Ah, che scemo. Ora che siamo qui la posso cambiare e alzare un attimino l'angolo del getto. Qui dobbiamo farci buttare il più in alto possibile. E se mai arrivassimo corti, un getto che ci dà una spinta aggiuntiva. Vediamo se ce la faccio senza morire male. Aspetta, che mica mi fido io. Vai ciccio e vai ciccio. Vabbè, la proagine. Morti solo un paio di volte, Max. Oh, probabilmente sono morto più volte ma non l'ho messo nel montaggio. Il potere del montaggio che mi fa sembrare un giocatore faigo. Non è vero mai nella vita. Ok, vediamo un po' dove finiamo stavolta. Oh, almeno è un po' di che non ci attaccano. Stavo parlando proprio di voi. Dicevo, un po' che non ci attaccano le genti. E guarda chi mi spunta. Allora, qui cosa abbiamo? Tronchetto della felicità. Bravo ciccio. Ma non sei molto furbo però. Sì, anche troppo facile, davvero. Non c'è neanche più gusto con questi poveri deficienti. Ok, ragazzino, appenditi. E vediamo di andare dall'altra parte. No, davvero, non c'è gusto. Oh, Liana, torna indietro. Liana. Ciao Liana, come va la vita? Ok, pensavi di fregarmi, ciccio, fai la fine di tuo cugino là sotto. Ma santo cielo, ma pensano di fregarmi così banalmente? Se la Liana non fosse tornata indietro sarei morto malissimo. Malissimo. Allora, siamo ingranaggi? Ah, ingranaggi per muovere meccanismi. Aspetta un attimo, con l'acqua li posso muovere? Vediamo un po', sì. Ok. Sì, inzuppato è un eufemismo, ciccio, Te proprio ti sei rovinato con tutti i reumatismi. Avrai i reumatismi a 13 anni, una roba incredibile. Neanche le nonne sono così mal ridotte. E ridendo e scherzando siamo al capitolo 5. Ponte di scale. Perché? No! Pepe. Ma mi prendete per il chiurlo? Perché hanno fatto un ponte di scale che peraltro non regge uno schifo di nulla? Ah, oh! E io come dovevo vivere? Scusate, mi sono perso qualcosa? Vabbè, facciamo finta di nulla e proseguiamo come non fossi tipo deceduto poco fa. Poi mi accorgerò tipo all'ultimo
che non dovevo saltare fin là. Ecco, resto qua. C'è sempre un trucco. In sto buio di gioco c'è sempre un trucco. Oh, figo. Oh, il potere del fuoco. A lei, io sarò un pampina paleccia. Ok, proseguiamo anche perché non si vede niente, signora. Allora, cosa dobbiamo fare di bello oggi? Qui abbiamo liane. Ok, e qui abbiamo tronchi. Ah, ok. Allora, facciamo scendere il tronco di qui. E in teoria ci appendiamo la liana di... La vedo un po' difficile. Tronco, mi passi in qualche modo più raso al terreno, ciccio? Ok. E la liana da cercare di tirarmi più in alto possibile. Adesso ci sono meno problemi. Devo solo stare attento a saltare nel momento giusto. Specchi mi cacco. Momento giusto, tipo ora. Ok. Mio Dio, non lo vedrete mai, ma ho dovuto rifare sta parte tipo una dozzina di volte, perché è precisa al millimetro. Al maledettissimo millimetro. Ok, oh bene, la lava. Perfetto. E cos'è quella roba che si muove nella lava? Che? La lava non si dovrebbe muovere. Scusi signore, mi stia fermo cortesemente un secondo. Oh, possiamo crearci delle piattaforme. E ora ce le possiamo spingere da questo lato. Ah, e se si allontana troppo dal getto d'acqua... Ah, ritorna lava normale. Ok. Ti spingo di qua, perfetto. Ci posso ora saltare sopra. Annullo questo getto d'acqua, mi creo un getto a salire. E verso l'infinito ed oltre più o meno. Ok, ce l'ho fatta. Quindi adesso abbiamo anche i mostri fatti di lava. Perfetto. Cosa... Cioè, proprio per non farci mancare nulla, eh. Oh, caverne di lava, 8000 gradi Fahrenheit. Alla tronchetto della felicità... Liana 1. Oh maddo, aspettiamo che torni la liana con... Tranquillo Max, solo una leggera bruciatura, non sentirei niente. Facciamo finta che non sia accaduto nulla. Porco cane, questo gioco mi richiede dei calcoli che non azzeccherò mai e poi mai nella vita. Ok. Oh maddo, ancora il mostro di lava. E vabbè. Ok, aspetta. Ah, rimanimi fermo e morto lì cortesemente. Io adesso dondolo e speriamo che il ciccio non mi si risvegli troppo presto. Se no Max, farai una brutta fine. Aspetta. E ok. Oh mio Dio, onestamente pensavo di non farcela. Il gioco ha alzato ancora una volta il tiro e sta diventando più difficile. Allora, qui abbiamo della terra. Oh, così possiamo anche bloccare il signore. Perfetto. Quindi possiamo fare in modo di raffreddarlo. Ok. Spingerlo di qui. Più di qui. Oh, aspetta, mi sa che lo devo spostare io. Lo butto io qua sopra, ci salgo sopra, aspetta, aiuto. E lo uso per andare sopra, perché sennò non ce l'avremmo fa... Ciao, Chieto! Come va? Non t'avevo visto, eh? Grazie di aver fatto rumore, se no manco ti sentivo io. E ora tranquillamente proseguire. No, il livello di tempismo che mi stanno richiedendo sti... Cos'è sta roba? Sti livelli è qualcosa di incredibile. No, aspetta, ma te mi prendi in giro. Cioè, io devo fare un getto d'acqua che mi spinga... Oh, è il getto d'acqua, ovviamente, se tocca la cosa, si spegne. Oh, si spegne con il minimo coso di lava. Quindi devo essere molto veloce. Molto veloce, vai! Cosa? Ma dove? Ma non mi ha neanche toccato. Ma mi mentono. Vedo anche l'occhietto lassù, eh. Ah, madonna, richiede un tempismo di cui io non dispongo. Aspetta, vai. No, perché? Me l'hai spento a mezz'aria. Che fetente. Vai. Ok, il trucco era praticamente farlo con me sopra. Fotte sega per l'occhio che ho perso. Queste ovviamente cadranno quando ci passo sopra. Ovviamente. Ovviamente, aspetta. Liana. Oddio mio. Sì, ci saranno tipo 700.000 gradi qua. Ma vabbè, questo è un bambino a prova di lava. Più o meno a prova di lava. Ok. E vabbè, ancora. Fin dove arrivano gli spruzzi adesso? Allora, beh, però non posso neanche spegnere questi. Non posso proprio interagire. Il problema è che se la metto così, lui la spegne. E qua c'è la liana. E presumo che ovviamente se il fuoco la tocca, si sbrucia tantissimo. Quindi intanto attiviamo questa. E poi appena questa è passata, devo essere iperveloce. Iperveloce, Max. Ok, no, non dondolare con la liana. Cioè, dondola adesso, ma molto rapidamente, ragazzo mio. Ok, troppo panico in un momento solo. Oh, ma dai, di nuovo sti cosi. Tre stavolta. Allora, blocchiamo un signore qui. Un altro signore lì, e dovrebbe bastarmi per permettere di fare il salto. Ok. E il terzo signore mi va bene anche lì, non mi lamento. Ok. E ok. Ah, ok.
Buonissimo, perfetto, procedi. Ok, vediamo di qui. Ah, sei là sotto, occhio bello. Cioè, c'è una strana roccia qui. Perché è strana in questo modo? Vabbè, dettagli. Allora, qui c'è la classica liana che possiamo far dondolare. Ci appendiamo. Occhio, arrivo, dammi 10 secondi. Beh, ma com'è possibile arrivare fin lassù? Io posso dondolare quanto voglio, ma lassù non ci arriviamo. Però possiamo tipo scendere qui, spostare il cubo sopra la terra e in teoria raggiungere l'occhio. Non so se ci arriviamo, proviamo. No, ah sì, ciao. Eh beh, scusa, ho distrutto quasi tutti i tuoi fratelli da queste parti. Oh, che scemo. Adesso ho visto, possiamo aggrappare questo qui, ok. Ora io vado sotto, cancello la terra, sfondamento! E era tutto calcolato, perfetto. Come si vede, sto ragazzino a sfondare le cose, pochi ci riescono, eh. Ok, ora una liana di qui. Perfetto, ci appendiamo noi in tutta tranquillità. E si salta! Madonna santa, ovviamente ci deve essere ancora lava. Cosa? No, ho un brutto presentimento. Ok. No, scappa, no, non stare a guardare che roba è. Oh, resta lì. Ma te mi prendi in giro. Ma te mi straprendi in giro. Adesso devo fare le parti a tempo praticamente. Oddio mio. Aspetta. Signore, mi si cosi lei. Oh, madonna, non ci arrivo. Ok, ci sono arrivato. No, ok. Ma porco di quel cane. Adesso c'è pure il mostro di lava. Più i flussi di lava, più... Non posso fare 70.000 cose pure io gioco, eh. E sti flussi sono anche piccoli. Beh, questo lo possiamo intanto mettere così. E questo quanto è lungo? Poco. Allora, facciamone uno per volta. Metto il flusso e poi vedo di saltare dall'altra parte. Tipo ora. Piano, troppo lungo. Ok, beh, mi sto impanicando. Ok, rallenta, perfetto, mi stavo impanicando. Poi quando questo scende mi faccio buttare direttamente di qui. E da questo ci facciamo buttare qua sopra. Ok, era meno complicato del previsto, però... No, come l'ho detto, resto qua. Improvvisamente ho voglia di restare qua. Ah, ok, sul ponte siamo comunque al sicuro. Signora, ma lei non ha veramente niente di meglio da fare, ma mi prende in giro. Qua possiamo sollevare delle piattaforme. Presumo che ovviamente appena arriva la sua lava me le butti giù. Era quello che temevo. Ok, ritira le su rapidamente. Veloce ciccio. Oh madonna, ce la faccio. Per poco però. Mi sono cacato un attimino. Oh, adesso anche i mostri di lava ce l'hanno con me. No, vorrei vedere qualcuno mi elenchi cortesemente una cosa che non ha tentato di uccidermi. Sto cavolo di gioco. Aspetta che ce l'ava anche qua. Piattaforme che ovviamente crollano. No, incredibile, piattaforme che non crollano. Non ci sono più abituato. Ciao, occhietto, come ti raggiungo lassù? Per stavolta ti salvi finché... non trovo una nuova soluzione per sterminarti. Ok. Oh mio Dio. Per favore, datemi nuovi poteri faghi e utili. E lui con la faccia tranquilla, ma la faccia tossicodipendente, ma vabbè. Olè! Salve, signore, buongiorno, ne possiamo parlare a persone civili? Non vedo perché lei debba... Che fa? Adesso mi lancia... Sì, c'è. Porco di quel cane. Se non te la complicano, non sono contenti. Questa ci metterò un'ora a sincronizzarla perfettamente. Aspetta. Signore, porti pazienza un secondo. Che ho già i traumi di mio. Ok. Max, non cadermi di sotto. Qua c'è una liana. Io una liana la vorrei. Ok, aspetta che non arrivano su tipo i fiumi di lava. Guarda, me lo sentivo. Aspetta. 10 secondi. Troppe cose che accadono nello stesso momento. Ok, qua dovrei essere tranquillo, credo. Non sono tranquillo. Ok, aspetta. Signora, lei mi resti cortesemente in quello stato per altri pochi secondi. La devo buttare di sotto. Petti. Olè. Buono. E tutto questo per liberare una piattaforma d'acqua? Ok. Ah, possiamo buttarla in faccia, signore. Signore, si pigli un po' d'acqua che si raffredda un attimino i bollenti spiriti. Oh. Mio Dio, come hanno alzato il tiro col gioco. Oh, vi giuro. No, nemmeno io non ci posso credere, ciccio. Ah, sono tutto... Ah, intorcolato col collo.
C'ho il panico nel porco. Pepe, Max, buttati giusto. Ok. Che salto perfetto. Ok, dove siamo finiti adesso? Ehi, crolli dietro ovviamente. Proprio nipote di Lara Croft, eh. Mi sa che il mostro ci perseguiterà ancora. Non credo sia finita. Che succede? No, adesso piove la lava dal cielo direttamente. E guarda chi è tornato a romperci le balle. Ah no, è il tempio. Ok, perfetto. Mi sta per partire il pennarellone. C'è la vecchia che si è... Oh, madonna. Oh, devo sincronizzare tutto. Vecchia, vecchia, stai buona un secondo. Che la vecchia del cavolo. Sì, signora, il problema è che queste piattaforme ho paura che cadano. Sa com'è? Porti un secondo di pazienza. Per un secondo mi sono cacato sulla piattaforma finale. Signora, è un bambino. Gli dia un po' di tregua. Adesso abbiamo le cose di fuoco. Cosa ci permetterà di fare l'ultimo potere? Oh, se è il fuoco. Sì, sono le fiamme. Usale con giudizio. Ah, signora, si figuri. Se non le userò con giudizio. Oh, quindi gli indichiamo l'angolo in cui sparare una magia. Che praticamente non è altro che una sorta di potere che distrugge le cose lungo il cammino. Aspetta un po', vai. Ok. Dovrò avere una mira incredibile perché sti cavolo di cosi sono tipo di proiettili che subiscono la gravità. Quindi dovrò stare molto attento. Ok, quindi abbiamo tutti i poteri del pennarellone. Yay! Ok, ok, so che me ne pentirò tantissimo. Adesso che devo sincronizzare 8022 poteri, saranno cavoli in mani. Ah, un bel po' di piattaforme da distruggere. Allora, aspetta che... Non mi fido, ho paura che se distruggo questa tipo mi cada in testa. Vai, ah! No, ok, ancora niente. Spara un'altra volta, ok. Spara un'ultima e... Ok. Subiscono parecchio la gravità, eh. Aspetta che c'è un'altra piattaforma lì. Ok, che mi permette di andare sopra. Probabilmente c'è il classico occhio nascosto, che adesso non lo vedo, ma poi la telecamera gira e me lo farà vedere. No, niente. Aspetta, aspetta, cos'è sto percorso? Ah, un altro pezzo dell'amuleto della vecchia. Vabbè. Signora, come lei abbia fatto a perderli così in culolandia è un mistero che neanche la scienza può spiegarsi. Ma vabbè, dettagli, vediamo di proseguire. Olè. Aspetta, aspetta, vedo la lava. Ci sarà telecamera, aspettavo un altro po' a cambiare. Vabbè, vabbè, ok, adesso mi fanno ancora padroneggiare il tiro in modo tale che io capisca che il proiettile è a parabola. Quindi devo calcolare esattamente come tirarlo. Buono. Ciccio, non è che lo devi dire ogni volta? Aspetta, aspetta, aspetta. E ok. Buono. Signora, basta tutorial, mi faccia andare da quel povero minchione di mio fratello. E qua? Aspetta, paro in alto? Uila, 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 che non mi arrivino robe in testa. Così sblocchiamo cose nascoste. Paigo, ok, un'alienuccia la gradisco molto volentieri. Mi domando se in teoria posso anche colpire, quindi uccidere me stesso, se per errore mi prendo con quel potere, eh. E questo? Aspetta, devo fare un tiro con... E come poi lo fa? Oh, devo farlo così? Oh, mi è andato anche di curlo? L'ho beccato? Sì, l'ho beccato. Ok, ogni tanto anch'io c'ho un po' di fortuna. Olle! Mio Dio, che casino. A parte Max, qua dentro dove ti sei fatto la big sauna, mi sarei dimagrito di 26 kg. Ne pesavi 24 prima, quindi vabbè. Aspetta che mi cacco. Allora, distruggiamo prima questa qui. Ok. E poi questa qua su. Ah! Ok. Puoi spostare la fiamma magica sul ramo. Cioè, quindi posso inclinare il ramo verso dove devo sparare dopo e infondergli il potere. Oh mio Dio, davvero? E poi glielo sparo così. Ah! Wow, che figata infondere il potere nelle cose. Ok. E adesso però se lo cancello, lui ancora conserva il potere? Oh, lui conserva il potere, incredibile. Ok, questo non me l'aspettavo. Ora il ramo è tornato normale. Ci possiamo collegare alla liana, staccarla in modo tale che io così riesca a salire. E una volta sul ramo, vai su Max. Rimettiamo la liana, ma così. E possiamo tranquillamente andare su. Ok, questi sono i puzzle che mi piacciono. Non quelli qui devi starli a calcolare i nanosecondi che ti separano dalla morte. Ok, allora il potere è di là stavolta. Quindi, come diceva la vecchia, devo usare il ramo, infondergli il potere. Ok, e adesso spararlo contro le cose. Buono. Ma non posso arrivare a sparare di qua. Aspetta, però il ramo di solito lo possiamo spostare. Quindi se io ora lo stacco da lì, in teoria lo posso... Beh, Max, pipiglia il rametto.
che detto così suona, suona malissimo, ma vabbè, dettagli, peggio di tuo fratello non può andare. E adesso lo spostiamo di qui e quindi posso sparare alle rocce qua sopra. Quella figata. No, vabbè, sto potere lo sto adorando alla follia, davvero. Fino adesso uno dei poteri più utili. Quindi spero di poterlo usare anche per sparare in faccia a qualche nemico, Appena arriveranno le boss fight piangerò tantissimo. Olè! Ed ecco che le mappe cominciano a complicarsi. Allora, dobbiamo sparare a questo cumulo di roccia qui. Qui c'è un rametto piccolo, ma è impossibile che tutto coso riesca a sparare fin lassù. Infatti, quindi dovremo infondere del potere i vari rami della zona. E quindi spararlo da un ramo a quell'altro? Si può fare, abbiamo la tecnologia. Da questo lo spariamo a questo, da questo. Oh, e gli altri lo conservano. Non mi ero accorto, quindi lo spariamo di qui. Ok, lo spariamo di qua. E adesso dovrei poter buttare giuste rocce. Olè. Perfetto, e finalmente possiamo andare di sopra. Ok. No, no, Ciccio, ho capito, era solo un tutorial, non ti gasare. Ok, abbiamo raggiunto tubi. Wow, tubi. Cacchio. Ora dobbiamo distruggere i tubi perché era un passaggio a scendere di sotto. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare qui. Allora, possiamo distruggere un po' di tubi intanto. Madonna, che casino. Qua possiamo distruggere questo. Oh, madonna. Sto facendo anche troppi danni. Qui abbiamo una... un liana? No, è un tronco. Ok. Che possiamo infondere di potere. Vai. Poi lo stacchiamo. E... Ciccio, mi dovresti arrivare verso il basso? Allora, mi faccio furbo e faccio il tronco tondo. Tanto al gioco non gliene frega niente. L'importante è che sia infuso di potere. Così dovrebbe in teoria rotolare senza problemi. Rotola! Dai, non fare il fettecchio. Rotola! Lentamente ma inesorabilmente sta arrivando. Olè! Ok, ok. No, non andarmi in culolandia. Non andarmi in culolandia. E sparami il potere più o meno lì. Perfetto. Orco cane, c'era un occhio là sotto. Dimmi che recopilarlo in qualche modo. Aspetta, vediamo se io devo andare di qua. Oh, ok. Mi sa che devo portare giù il potere però. Come diavolo lo risolviamo? Ah, ce n'è uno anche di qua. Allora, aspetta, però il problema è che riuscire a pigliare in pieno quel tubo è un'impresa titanica. Vediamo un po'. Ogni tanto la miro anch'io. Ok. Allora, aspetta un secondo che c'è tipo la piattaformina qui. Quindi ci possiamo scendere, tirarci su un bel coso di terra e andare a dire ciao ciao al mio occhio preferito. Ciao, come stai? Un abbraccio vale più di mille parole. Vieni qua, volemo se bene. Ok, il mio amore è un attimino violento, ma vabbè, dettagli. Vai Max. Oh, cosa? Oh, oh, troppo corto. Troppo corto. Sono rimasto bloccato in un loop incredibilmente corto. Arco cane. Ok, ho corretto il loop. In teoria adesso dovrebbe essere corretto. Vai, perfetto. Madonna santa, non si riusciva più ad appendere. Devo aver trovato un piccolo bug. Oh, siamo entrati nel castello di Lord Mustacio? Perfetto. Allora, dobbiamo distruggere sta roba qua sotto. Ok. Il problema è come boia ci arriviamo. Allora, devo ricordarmi che adesso posso interagire anche con oggetti normali. C'è il signore lì. No! No, signore, non faccia follia! Oh, 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 no, 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 corri, Max! Corri, 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 corri. Aspetta, aspetta. Eh sì, ciao. Ora devo sparare a tutti. Eh sì, con la mira che mi ritrovo. Aspetta. Ok, manca l'ultimo. Manca l'ultimo che è il più lento. Arrivi, arrivi, arriva. E papam. Ok, perfetto. Signore, che fa? Lei si gasa? Ma mi si gasa così sento un minimo di rispetto? E io le sparo. No, ho mancato tantissimo. Ah, dimmi, questo è un tronco. Perfetto. Così posso infondere il potere nel tronco. Ah, neanche, non ho dovuto neanche far niente. Perfetto, il signore c'è morto molto prima. Vediamo di rimettere un altro tronco. Scusa Max se ti ho pigliato in pieno. E lo infondiamo col potere. E ce lo portiamo via in modo tale da dover poter sparare dall'altra parte. Quindi se adesso siamo nel castello vuol dire che in teoria siamo vicini. Non so se questo sia il castello, ma c'è l'aspetto molto castelloso. Cioè, non so perché uno ci abbia le riserve se private di lava sotto. Ma sai com'è quando ti serve un po' di magma? Chi non ha bisogno di un po' di magma? Buono. E adesso possiamo sparare su quel blocco lì. A parte il fatto che mi servirà per cavare quest'occhio. Mi sa che era fine a se stesso, E mi sa che era fine a se stesso per recuperare l'occhio. Vabbè, andiamo avanti. E siamo al capitolo 6, che è effettivamente il castello. Oh. Yay, che gioia, signora. Penso che ce ne accorgeremo. Allora, abbiamo una porta da sfondare. Quindi dovremo probabilmente, tronchetto della felicità, usare questo e infonderlo. Cioè, peraltro mi si è rimasto tipo un po' sospeso per aria,
Ma vabbè, dettagli, dicevo, infonderlo di potere. E ce lo spostiamo di qua. Porca di quella porca la fatica, sti poveri pampini moderni. Ma dimmi te, che poi questo dovrebbe essere il seguito di un altro gioco, mi pare. Non vorrei dire una stupidaggine. Buongiorno, salve. E qui mio fratello da qualche parte? Oh! Ok, stavo per morire, mi si è preso un big colpo. Credo che stiano tentando di ammazzarmi, non ne sono sicuro. Ok, pensavo che in realtà sistemasse le scale. Quindi dobbiamo stare attenti, perché se ci inseguono i mi... C'è un minion con le bombe lassù. Scusi, signor. Minion con le bombe. No, l'ho mancato tantissimo. Ho ucciso il signore che stava arrivando. No! Mi è arrivato il signore da sinistra. Mi sono spaventato tantissimo. Non sapevo che arrivassero anche da sinistra. Allora, fammi far fuori intanto il minion lassù. Minion lassù! Mi devi morire male quando hai un secondo. Ok, intanto uno preso, intanto uno preso. Ora devo far fuori... Sono quelli qua sotto! Ah, 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 ah. Stammi al centro, stammi al centro, Max. Aspetta. Ok. Troppe genti. Troppe genti. Aspetta, 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 aspetta. Ok, dimmi che ne facciamo fuori due, perfetto. Credo siano tutti. Ho capito che c'erano tanti minion, ma non me ne immaginavo così tanti. E nella piattaforma abbiamo... Ah, era un semplice ascensore. Aspetta, 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 andiamo giù, andiamo giù. Allora, vediamo intanto di tirare qua mezzo tronco. Così ce l'abbiamo qua sotto. Riesco a pigliarlo per infonderlo con il potere prima, vai, vai. Ok. Oh, oh, hanno sentito. Oh, oh, hanno sentito. Signore, stia buono. Signore, stia buono. Aspetta, Max, Max, tirati su, tirati su, tirati su. E adesso pigliamo l'altro signor minion qua sotto. Ok. Ora non rompi più le scatole. Buono. Mi sa che dobbiamo aprire porte, davvero? Oh, io apro tutto, tanto che ci siamo. Della serie, poi vediamo. Ci sarà il tipico passaggio ad cacchium. Aspetta, riesco a pigliare questa qua su? No, no, non riesco a pigliarla. Poi buttiamo giù il tronco. E in teoria, se lo sposto dall'altra parte, dovrei poter pigliare anche alle altre due porte. Quindi prendiamo una di qui e una di qua. Ah, questa qua sopra è già più difficile da prendere. Ok, ok, ok. Perfetto, aperta. In teoria se io passo dalle porte che succede? Vediamo se arrivo da qualche parte. Oh, ciao occhio. Ah, non ci arrivo da te. Ti salvi, dopo vado a prendere il tronchetto della felicità. Qui possiamo andare su. Perfetto. E quindi siamo al piano di sopra dove posso mettere l'altro tronco. Oh, aspetta un attimo. Io posso mettere un tronco qui. Dimmi che c'è un altro tronco qua. Ah, ma c'era un altro tronco. Quindi il mio obiettivo è riuscire intanto ad andare qua su. E lo possiamo anche fare se faccio così. E qua sotto facciamo l'opposto. Così. Più o meno. Uno. Max, devi andarmi su. Max, ragazzino, vai su. Perfetto. Ok. Tiriamo un rametto che va così. E in teoria se cosiamo la liana dovremmo poter andare dall'altra parte. Sempre che io non volo male di sotto. Ok. E ok. Vediamo sta porta dove mi porta. Ah, c'era solo un occhietto. Cioè, perché Mustacio ha gli occhietti nel proprio castello in una stanza buia e chiusa? Però in teoria dovrei poter andare qua sotto, ora che ci penso. Dove prima non potevo accedere. E oh, c'è il passaggio. Vabbè, ho lasciato un po' di occhietti indietro, ma vabbè, sono solo collezionabili. Andiamo avanti con la trama. Ok, di certo non si torna indietro. Allora, aspetta che non vogliamo male di sotto. Una alienuccia. La telecamera è orripile. Ma vabbè, Max passa di qui. Allora, qui abbiamo un tronchetto che possiamo tipo usare come ponte. Aspetta un secondo. E mi cade perfettamente. Ah, ah, ottimo. Mentre qui invece abbiamo una liana che posso aggrappare qui. Poi la stacco. Mi dovrebbe permettere di andare di sotto. Aspetta, aspetta che non cado male. Scendi ora, Max. Ah! Quante probabilità c'erano che si staccasse il tronco? Diciamo che lo metto un po' più centrale stavolta. Così che quando scendiamo non si imbizzarrisce più di tanto. Ok. Stiamo attenti, evitiamo che l'incidente ricapiti. Ecco qua, stavolta è stato molto più tranquillo. Ok, in prospettiva era una bella caduta, eh. Non mi stupisco che il povero Max sia morto. Come sono sceso strani in maniera abbastanza bizzarra. Ok. So che appena scendo c'è un minion che mi assalterà malo malo. Ok, ho la vola spacca. Ah! Oh, poteva andare peggio. Ecco Felix, fratellino, ciao, andrà tutto bene. Niente che un po' di vasellina e della psicoterapia non risolve. Perché sotto sopra? Cioè, devi usare il suo povero corpo e lo deturpi e lo rovini. Allora, qui c'è un passaggio. Vediamo un po' se possiamo andare sotto. Sento tanti minion per... Oh, madonna. Che stanno facendo? C'è un meccanismo anche lì. Allora, dobbiamo cercare di colpirli in qualche modo. Allora, qua c'è un tronco che possiamo far scendere. Qua c'è la classica liana da appendere al tronco, evitando che il signore ci faccia malo malo. Ci ha visto. Ci ha decisamente tanto tanto visto. Ah,
dobbiamo tirare la leva quando lui è lì sopra. Ok, tira la leva, ye, tira la leva, ye. Ok. Non sei molto geniale, Ciccio. No, va tutto bene, fidati. Va tutto bene. Adesso va anche meglio, per me soprattutto. Ah, che bello. Poter uccidere i minion in questa maniera molto teatrale mi piace un bel po'. Felix, fratellino, vengo a salvarti. Sono... Ciao. No, sono la nonna Ubalda. Ok. Qui ci è collegato una liana e qua ci collego l'altra. Bene, anche... Aspetta un attimo. Posso attaccare la liana alla cosa? Oh, ok. Quindi ora io posso aggrapparmi in tutta tranquillità. E poi la stacchiamo da suo lato, così mi dovrebbe far dondolare dall'altra parte. Ok. Ora possiamo entrare di qui. Ah, c'è un occhio in effetti. Allora, qua mettiamo una liana per scendere, ma soprattutto mettiamo una liana... Dai, buono secondo, non mi urlare nelle orecchie. Per andare a cavare sto cavolo di occhio. Adesso, Vito, qua c'è un pulsante che tiene la porta aperta. Quindi se io uso il ramo posso fare in modo che questo diventi un pulsante premuto. Sposto i signori di qua, signori. Aspetta, lì attiro con la liana. Vediamo un po' se riesco a farmi vedere. Signori, sono qua, Pampino indifeso. Ah, oh mio Dio, i cattivi mi vengono a prendere. Tanto cielo se siete scemi però, eh. E adesso li abbiamo intrappolati. Ah, 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 ah. Certo, Lord Mustachio dovrebbe assumere gente un attimino più qualificata. No, 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 ho riattivato io il pulsante, sono pirla. Sono un grandissimo pirla pure io. Mi stavo gasando tanto tanto e poi ho fatto la pirlata delle mie. Ok, scusate, scusate se vi ho offeso, perdonatemi, è stato un errore in buona fede. Ok, ora possiamo saltare in tutta tranquillità e in teoria liberare il povero Felix. Ciao fratellino, non ho ancora scoperto come tu sia arrivato qui, ti giuro io non c'entro niente. Stai bene? Non lo vedo molto bene, eh. C'è un po' di sangue andato alla testa? Sì, è di metallo. Oh oh! Oh no, altri minion, no! E cosa fai? Ma povero, ma non puoi farlo rotolare, ma povero Cristo! Oh, Felix, tutto bene? Avrei un leggero mal di testa, eh. Ok. Quindi possiamo spingerlo in giro. Vabbè, stai buono lì, non per le scatole. Allora, facciamogli un piccolo percorso in modo tale che lui possa andare avanti tranquillamente e evitare che muoia malo malo. Fidati, sono morto solo quelle 100-200 volte. Olè, tutto bene, qualche finisce bene. Wow, 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 i minion. Ok, quel minion non ha fatto una bella fine, eh. Mi sono caccato la vita. Allora, vediamo se posso salire sulla gabbia io. Sì, aspetta che non la faccio rotolare dalla parte sbagliata. Così la possiamo spingere anche sopra. Cosa vuoi di più della vita? Allora, possiamo bloccare una liana sulla palla. Ok. E ora spingere il nostro fratello giù. Oh, madonna. Ok, ok. Dondola, dondola, bel fratellino. Perfetto. E tu sei a posto. Sì, va tutto bene, va tutto bene. Non posso fare in altro modo, Ciccio. Andrò per le scatole. Oh, 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 l'ho quasi spinto di sotto. Dobbiamo spingerlo dall'altra parte con l'acqua. Ce la posso fare. Olè! Arrivo anch'io, fratellino! Ui! Bellissima sta parte in pseudo coop. Questa è un po' più complicata, onestamente. Allora, abbiamo un tronco. Ok, che possiamo mettere qui. E qua mettiamo un getto d'acqua che spinga la palla di là. Ok. Qui innalziamo il tutto. E fratellino, fidati, ho calcolato tutto nel benché minimo dettaglio. Sopravviverai! Incredibile, sopravvissuto, non me lo sarei mai aspettato. Ok, e arrivo anch'io. Bello! Ok, mi sto divertendo. Ammetto mi sta ripigliando un attimino. Aspetta. Ok, piano. Piano che mio fratello non voli di sotto. Allora, mi sa che qua dobbiamo fare la stessa cosa. Fare in modo che il fratellino possa volare di là. Allora, devo assicurarmi che lui non si muova, anche se la piattaforma è un pochettino instabile. Piano. Ok. Fidati. Ovviamente la piattaforma va in avanti. Ok, c'era la roccia che lo bloccava lì. Non avevo visto, ok. Ok, e ok. Sì, sta andando tutto bene. È andato tutto bene come avevo previsto, vedi? Fidati, so quello che faccio, anche se non sembra. E si conclude anche il penultimo episodio per Max, che ha appena ritrovato il suo fratellino, tanto tanto traumatizzato, e adesso dovranno intraprendere questa piccola parte coop per cercare di sopravvivere ed uscire dal castello di Lord Mustachio. Ma le cose non saranno per nulla semplici, anzi, sarà ancora una volta una corsa contro il tempo. Ma io direi che anche per questo episodio è tutto, lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividetevi per farla crescere, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!